L'Università di Teramo diventa open grazie all'iniziativa Open Campus Unité. Dal 5 marzo al 23 aprile, infatti, nei giorni di martedì e mercoledì, la biblioteca e le sale studio a Coste Sant'Agostino resteranno a disposizione degli studenti fino alle 24. L'apertura sarà accompagnata da eventi culturali programmati nello spazio teatro dell'Università. Gli eventi si svolgeranno in due fasi, la prima alle 17 con un dibattito sull'autore-artista, la seconda invece alle 21 con lo spettacolo vero e proprio. Cinema, musica e teatro saranno quindi fruibili gratuitamente non solo per gli studenti ma anche per tutti i cittadini che vorranno partecipare. E l'apertura fino alla mezzanotte l'avevamo annunciata, abbiamo risolto il primo problema che era quello della mensa qui presso la sede per evitare ai nostri studenti e per evitare ai nostri graditissimi ospiti di dover tornare giù, cenare e poi rientrare di nuovo in sede. Stiamo risolvendo con il Comune il problema dei trasporti, per mercoledì prima giornata sicuramente saranno garantiti i trasporti fino alla mezzanotte e con questo progetto si realizza quello che uno degli obiettivi si raggiunge, quello che è uno degli obiettivi principali di questo Ateneo, non solo potenziare la ricerca, non solo offrire una didattica sempre più efficace, ma anche aprire l'università al territorio e farne un luogo di eventi culturali. Iniziamo in questo modo, l'apertura fino a mezzanotte significherà apertura della biblioteca, significherà apertura delle sale studio, in prospettiva significherà apertura delle aule per dei corsi che potranno a partire dal prossimo anno anche essere organizzati con dei momenti di lezione serali, significherà vivere questo campus, una struttura meravigliosa, una struttura che oggi sarebbe impensabile realizzare ex novo e che proprio per questo deve essere sfruttata nel migliore dei modi possibili per gli studenti, per svolgere al meglio ricerca e didattica, ma anche per il territorio, per potenziare quel dibattito culturale di cui c'è sempre più bisogno.